Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffia, la grande. Ragazzi, oggi una buonissima ricettina a colazione e a merenda è proprio ottima. Sto parlando della ciambella rosa soffice, buonissima. Partiamo subito con questa buonissima ricetta. Allora, come già vedete in coppa ho inserito 4 uova intere. Adesso andremo a inserire 220 grammi, questo è zucchero retritolo, però se volete lo potete sostituire con lo zucchero semolato. Adesso andiamo a montare il tutto. Una volta che abbiamo montato zucchero e uova, adesso inseriamo 130 grammi di olio di semi. Adesso andiamo a inserire 2 bei cucchiaioni di marmellata alla ciliegia. Questa è quella che ho fatto io in casa, però se volete potete mettere quella comprata, non c'è nessuna differenza. E andiamo a montare. Adesso inseriamo 200 g di latte parzialmente scremato. A questo punto, piano piano, inseriamo 350 g di farina 00. Per finire, inseriamo una bustina di lievito vanigliato. Una volta che abbiamo ottenuto questo buonissimo composto, adesso prendiamo uno stampo da ciambella, la imburriamo, la infariniamo per bene e andiamo a inserire il nostro composto. Ebbene ragazzi, adesso siamo pronti ad infornare, forno statico 180 gradi per 45 minuti. Ebbene ragazzi, abbiamo sfornato la nostra ciambella rosa soffice, adesso vediamo internamente com'è venuta. Eccola qua. Ovviamente a me viene più scura perché la marmellata è fatta in casa, eh? Quindi con quella comprata viene più chiara. Detto questo, non mi rimane che salutarvi, guardate quanto è soffice e non sto scherzando, questa merenda a colazione è ottima, buonissima. Ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!